Questa era la centrale di spaccio di via Moncada. Librino è la città nella città a Catania. Un quartiere di 80.000 abitanti, senza un cinema né un teatro, con un solo bancomat e due farmacie. Per decenni il simbolo del degrado è stato questo palazzo di cemento. Un edificio occupato dalla mafia e sgomberato dal comune nel 2012. Questo è il Palazzo di Cemento, era la centrale di spaccio di via Moncada. Una volta è stato sgomberato, le operazioni sono spostate nel palazzo di fronte. Si vede una vedetta che sta là, H24, mentre più giù, sotto i portici c'è chi vende. Tra 2 giorni arriverà per la prima volta a Librino un presidente della Repubblica, qui dove la mafia detta legge. Questa qui è la roccaforte dell'ultimo grande narcotrafficante di Catania. Andrea Nizza, che lo hanno arrestato a gennaio dell'anno scorso. Affiliato allo storico clan mafioso dei Santa Paola, Andrea Nizza era nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia. Case arredate con un set di Gomorra, armi da guerra nascoste nei pozzi e droga, tantissima droga. A Librino, il principale ufficio di collocamento purtroppo è la mafia. Spacciare, fare la vedetta, prendere 50 euro al giorno oppure vendere la droga al dettaglio. Di questo si occupano tutti quei ragazzi, noi vediamo sotto le Sì. androne. E così, al calare del sole, arrivo nella più grande piazza di spaccio di Librino. Sotto i portici, davanti al palazzo di cemento. A posto! E a poche ore dall'arrivo di Mattarella, la situazione è questa. Le finestre dell'androne sono state murate per non far vedere il passaggio di droga e soldi. Ma per l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Librino si veste a festa. Puliscono le strade, piantano fiori, palme. Oggi è meraviglioso. Questo che è un palco. Il presidente Mattarella salirà su questo palco. Mi raccomando, famolo solido, Però vedi, stanno rifacendo le strisce pedonali, Sì, lo so. stanno sistemando il giardino. Ma Tutto oggi, L'altro ieri com'era? Una monnezza. Una monnezza, Una spaccina in merda. Ciao. Guardate qualche cosa c'è, guarda. È un piccolo buco, va bene. 30 anni che non pulizia, che non fanno niente, cavolo, Librino. Guarda, mi hanno dato le case popolari qua. Quando le hanno dati queste case, già il 10 d'agosto, era un breo. Quanto hai aspettato l'assegnazione? 16 anni. Lusso Francesco, va bene, proprietario. Domani lavori, una settimana stai a casa, tu un lavoro bello, diciamo, stabile, non ce l'hai. In questo palazzo, quante persone hanno un lavoro stabile? Ma nessuno. Quando ero piccolino ero un monello, rubavo dei motorini, questi qua. Poi, grazie a Dio, ho conosciuto mia moglie. Mi ha messo la testa a posto. Bene, ho 8 anni, sono con mia moglie. E non hai più commesso un crimine. Dici una cosa. Domani viene qui a Librino, Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se tu gli potessi chiedere una cosa, una sola, cosa gli chiederesti? Lavoro. Fisso, come le vere persone. Per dare a mangiare i miei figli, per pagare la casa, per pagare la luce. Sono onesti. Onesti. Non di fare cose brutte. Perché dopo che io faccio una cosa storta e mi arrestano, quanti soldi ci vogliono poi? Io sono contro. A me mi spiace. La prima volta che viene a Librino un presidente della Repubblica. Come cambierà il Librino dopo l'arrivo del presidente? Cazzo, qua non cazzo niente! Questo è bello e bello scone, ragazzi. Lavoro non ce n'è, si va avanti. E come si fa? Poi mi sono messo a lavorare con mio padre. Porta la carne nel supermercato. Qualche scelta c'hai? Uno che cresce al Librino e non finisce la scuola. Certo, non ce n'è scelta perché non ci sono magari persone che tu... Non è tipo come Catania Centro, è un'altra cosa. Qua siamo in periferia. Non puoi trovare delle persone nuove.
trovi sempre quello che dici. Anche l'orchestra Musica Insieme per Librino si prepara per l'arrivo di Sergio Mattarella. Sono i ragazzi del quartiere, a cui stava dato un'alternativa grazie alla musica. Simone era uno degli studenti della scuola, adesso è un insegnante, aiuta i ragazzini. Mentre frequento il catechismo mi avevano detto che c'era questo progetto. E con la musica non hai niente a che fare. Niente. Non sapevo niente. E poi ho fatto l'esame al conservatorio e sono entrato. Io vedo che i bambini vedono me come un esempio. Ed è la stessa cosa che provavo io quando vedevo un violinista venire a Librino a fare un concerto. La musica cambia. Cambia la vita. Come l'ha cambiata a me. Oggi è il grande giorno. La prima di un presidente della Repubblica a Librino. E il quartiere è in fermento. L'orchestra sta ultimando i preparativi, manca solo il presidente. Le custodie sotto le sedie. Ho incontrato anche Ivan che è venuto a sentire il discorso, certo, del presidente. Dove abitavi prima? Viale? Bumagara. Non è più questa casa tua. Casa tua, il viale di casa tua si chiama Viale Carlo Azzario Ciampi. Sei contento? Accettiamo il cambiamento. Non stiamo inaugurando un convegno, stiamo aprendo un cantiere. Sono tutte colorettatamente, visto? Hanno fatto la pulizia, no? Domani si scontano tutte cose. E torna tutto come prima, sì. Peggio, garantito.